da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Eccoci nuovamente insieme. Allora, parliamo di Paul Pogba, che comunque rischia tutto, solo terapia conservativa al ginocchio. Erano tre le ipotesi: l'esportazione in artroscopia del pesto del menisco lesionato, quindi 2 mesi di stop, oppure la sutura, 4-5 mesi, e la terza ipotesi, quella scelta da Paul Pogba, quella più rischiosa, ovvero non operarsi. Questo è il programma per Pogba: dal 3 agosto al 16 agosto palestra e piscina, dal 16 agosto al 30 agosto personalizzato in campo e dal 30 agosto in gruppo. Il rientro è previsto per Juventus Salernitana, che è il 6° turno di campionato. Io sono sicuro, Serena, come dicevamo prima, che se non ci fosse stato il mondiale a dicembre, lui si sarebbe operato. E ovviamente un'operazione che massimo diceva 40 giorni, 60 giorni, ma cioè, dipende anche, un conto è il rientro, un conto è il ritorno ad alto livello. E abbiamo un ex calciatore professionista, se tu ti fai mettere le mani nel ginocchio a agosto, sei al 100% a novembre? Per me col menisco... È un menisco esterno. Laterale. Sì, laterale. È quello più lungo. Io ho fatto l'altro, dopo 2 settimane già giocavo. Quella è una stupidata. Con questo qua, secondo me, io non conosco questa modo di conservativa. Però, sinceramente, in un mediale più di 2 mesi non ho mai visto nessuno andare avanti. Quindi, ottobre... Per me è un forte rischio per lui. Adesso vuol dire che lui è a rischio rottura veramente totale da una partita all'altra, ogni allenamento. Punto che ci sono i mondiali, io la vedo più una cosa più scelta quasi pro Juve questa piuttosto che l'operazione. Ah, sì, perché così si mette subito a disposizione. Sì, sì, sì. Se no sarebbe stato 2 mesi a... Guarda che la Juve ha già 2 brutte esperienze, una di Bernardeschi e una di Cuadrado, che hanno provato con le terapie conservative poi sono arrivati all'operazione. Dipende però per cosa. No, certo, giusto, cose diverse. Però cioè, l'altra sera io ho sentito in diverse trasmissioni, abbiamo sentito dei medici, delle cose, e dicevano addirittura che era più quello ancora più delicato, quello laterale, certo, dove dovevi intervenire 4-5 mesi. Però cioè adesso dal 4-5 mesi no, a... Però sono, adesso non so, abbiamo qualche... Però, cioè, sono scuole di pensiero. Io, un grande luminare della medicina sportiva come il dottor Volpi, è uno per esempio che sul menisco spesso e volentieri opta per la conservativa. Stiamo parlando di un'eccellenza della medicina sportiva. È uno che, diciamo, una casistica. Poi secondo dipende me bisogna vedere anche il grado. Quindi, di rottura. Non esatto. È che secondo me non. Io per esempio. Secondo me se hanno fatto questa scelta, però non credo che l'abbiano fatta. No, beh, non è che sono dei pazzi. La scelta è fatta per far sì che lui abbia una speranza per il mondiale. Anche secondo me è quello. Credo che ci sia un'altra motivazione. Dopodiché, può essere anche una scelta azzeccata. Così lo rivedi in campo prima del mondiale, fa le sue partite, va tutto bene, non c'è nessun problema. Diciamo che se fosse una stagione normale, secondo me in questo momento parleremmo di Pogba che si opera e torna in campo, fa X. Anche perché in una stagione normale tu devi essere tirato al top marzo, aprile, maggio. Quindi fare l'intervento adesso, sai che ragionevolmente marzo, aprile, maggio ci arrivi al top. Io quello che dico io non è tanto l'essere in campo, Ema, è essere al condizione. Top. Cioè tu il mese del mondiale devi fare, è un mese a cannone, proprio devi essere però al top della carriera. Ma qui secondo me c'è il rischio, non è arrivarci in formissima, è arrivarci, andarci. E secondo me, però se l'hanno fatta non sai che se lui è un pazzo insieme ai dottori sono dei pazzi scatenati, eh. Però non... se sei così a rischio, per me comunque il focus forti, è il mondiale, cioè lui vuole arrivare male, al top dopo mondiale. La stagione no, sappiamo me, non quanto forza. Sappiamo secondo quanto me ci tenga una cosa così, cioè rimane in un limbo che secondo me avrà sempre in testa mi faccio male. Quindi tu dici che giocherà con la gamba tirata anche quando riprenderà giocherà con quello che ti sta dicendo, è la mia sensazione. Sta dicendo questo lui. Io sono stato col menisco pizzicato per un mese, un anno che ho giocato a Bari. Ci pensavi? Ogni volta che comunque lo sente, è impossibile, se mi dicono che non sente niente è impossibile, non ci credo. Ogni tanto lo senti, sei limitato in qualcosa, chiaramente
io non sono Pogba, non è che ho le stesse sensazioni, però dopo un mese poi a Firenze, girato il ginocchio, rotto. Però anche a me hanno cercato di non operarmi, però poi alla fine ti operi. No, anche perché comunque poi dopo giochi con un tarlo in testa. Cioè, sì, perché comunque non sei... Cioè, ma non è che perché ce l'hai nella testa, è perché comunque tu senti pizzicare ogni tanto il ginocchio. Hai sempre la paura che al prossimo movimento ti possa far male. E quindi non è facile sicuramente giocare. Anche... Poi ci sono i mondiali e voglio vedere quanto si mette a rischiare. Ah no, sicuramente non sarà disponibile tutte le partite. Cioè, non pensare che faccia una partita ogni 3 giorni. In questo senso, se lui veramente pensa al mondiale a 29 anni, è anche normale, secondo me, che abbia la testa lì. Campione in carica, oh. Da campione in carica, quindi il rischio che lui sia un attimo, diciamo... Campione in carica che forse freno a mano è stato il miglior giocatore del campionato. Miglior giocatore del campionato. Do il benvenuto anche a Graziano Campi. Ciao, Graziano. Ciao, Serena, buonasera. Benissimo, iniziamo bene. È un collegamento perfetto. Cercheremo di ripristinare. Tra l'altro era attivo tipo da un quarto d'ora. Tu hai dato la linea, visto, cioè, un timing. Però può essere un segnale, non so se è il caso di chiamarlo. Io dico, non c'è Campi. Esatto. La Juve senza Pogba, vediamo quante partite salterà. Juventus Sassuolo, Sampdoria Juventus, Juventus Roma, Juventus Spezia, Fiorentina Juve, la prima giornata di Champions, poi rientro previsto per Juventus Salernitana e a seguire la seconda giornata di Champions. Graziano, ti vediamo nuovamente, ci senti? Ma come fa? Sì, assolutamente. Buonasera ancora a tutti. Allora, Graziano, come viene vista questa decisione da parte di Pogba? Come viene vista da un tifoso bianconero? Ma io credo che la Juventus ha bisogno di Pogba più che la Francia. Non c'è Campi. Anzi. Non riusciamo a sentirti, Graziano. Sì, forse abbiamo un problema d'audio. E allora la giro a te la domanda, Giordano. Sei un po', in questo caso sei un po' la riserva di Campi. Sei la ruota di scuola. Ha provato a fare questa domanda due volte a Campi, che avrebbe dato la risposta. Piuttosto autorevole. Guarda, piuttosto va bene anche Mischi. Stavolta sentiamo Mischi, perché un altro... Poi chi c'è dopo? Un altro pronto, volo al telefono non c'era, dai, facciamo un mischia. Però veloce Giordano, non sporcare, dai, fagliela veloce sta domanda, vai. Vai Giordano. Vai, non dai, ma non è che sentito la domanda. Pensa così almeno. Si secca con gli averi sentito la domanda. Non sbagliare, se no chiamiamo Zappo. Il tifoso bianconero. Un tuo giudizio su questa scelta di Pogba, ti preoccupa? No, l'ho già detto, è una pazzia. Per me è una pazzia. Chiamiamo Zanforlini. Per me è una pazzia. Cioè, per me è una pazzia, veramente. Cioè, vuol dire riprendere, giusto per riprendere, fra un mese e mezzo ritorna in campo, vedrai che presto o tardi qualche cosa magari tenterà di forzare. Io mi auguro che non sarà così. Si rifarà male e da lì comincerà. Io ti faccio una domanda, ma secondo te alla prima sensazione di dolore lui secondo te rischia? No, però rischia. Ci saranno delle situazioni magari inconsce in una partita dove puoi, non so, te lo chiedo a te che hai giocato, che magari ti dimentichi in quel secondo. Certo, sicuramente con l'adrenalina è lì, ciao. Ecco, basta. Io non mi auguro questo. Però a me se io non mi auguro questo. Però sì, purtroppo a me sinceramente rimane la curiosità di sapere il parere di Campi, perché non credo che Mischi abbia dato qualcosa in più. Ci riproviamo? Io a me sinceramente, cioè, grazie la risposta di Giordano piuttosto Campi a 32 bit. Esatto. Mi sembra la risposta di Mischi un po' raffazzonata, forse è meglio Campi. Ci proviamo? Graziano, ci senti? È la volta buona? Sì. Spero che sia tutto a posto. Dai, mi raccomando, sennò è veramente, cioè, almeno tu sei più autorevole. È un po' come sentire Pellegatti e Ruiu. Io sento Pellegatti, non sento lui. La riserva è Ruiu. Sì, però non ci devi per malogere così. No, non so, l'ho detto così. Solitamente io ascolto Pellegatti. Se devo sentire. Guarda, che ti dico la verità. Milan. Sul Milan, tra non la riserva di Pellegatti. Sul Milan, tra Pellegatti e Ruiu, anch'io ascolto Pellegatti. Quindi sono d'accordo con te. Lasciamolo. Il problema è che Campi non ascolta neanche Mischi. Graziano, a te la parola. Stavo dicendo che la Juventus ha bisogno di Pogba più che la Francia, perché se guardi la nazionale francese, un Pogba a mezzo servizio non so neanche se è da convocare. Quando hai Tchouaméni, Camavinga e tutti gli altri giocatori, Kanté, tutti i giocatori che la Francia
di Pogba non ce n'è bisogno. È più Pogba che ha bisogno di andare al mondiale quasi che la Francia di avere lui, perché sono veramente una nazionale straordinaria. Per la Juventus il discorso è diverso, e la cosa grave è che la Juventus ce l'ha bisogno dopo il mondiale. Se il giocatore dovesse decidere di operarsi dopo il mondiale sarebbe una grossissima delusione. Però è anche vero che abbiamo visto con Chiellini e Bonucci, e anche con Dybala in parte, o Ramsey, che la Juventus ha un certo atteggiamento nei confronti del rapporto dei suoi giocatori con la nazionale, un atteggiamento molto accondiscendente. Non so se paga o meno, da altre parti non è così forte. C'è l'Inter che, poverina, ha dovuto pagare il discorso legato a Sanchez per un paio d'anni, con il giocatore che andava in Cile e tornava sempre con dei problemi. La Juventus ha fatto di tutto per far giocare i mondiali a Chiellini e Bonucci, non ci sono riusciti, adesso lo sta facendo con Pogba. Diciamo che è molto generosa, però essendo già generosa per quanto riguarda gli emolumenti che regala al giocatore francese, direi che un pochino di rispetto da parte di uno che, quando è arrivato, ha detto di essere ritornato a casa. Io a casa mia non mi comporto così, sono un pochino più grato. Poi dopo... Come sei duro. È giusto. Ma Fabrizio, la Juve deve intervenire sul mercato a questo punto? Io credo che avesse già in mente la Juventus di fare un altro centrocampista, ma un altro tipo di centrocampista, no? Si parla tanto di Paredes. Non credo che prenderà un altro Pogba, tra virgolette, cioè un altro giocatore con le stesse caratteristiche, perché comunque sia devi fare il conto con i numeri, con le cifre, col fatto che comunque sia poi Pogba rientrerà, e con anche l'idea che hai dei giocatori comunque da provare in quel posto. Adesso non dico che i giovani della Juventus siano già pronti per fare il super salto di qualità, però non è che mancano tutte queste alternative. La Juventus ha bisogno di un altro centrocampista e secondo me lo prenderà, ma non un altro Pogba. Non è facile fare il mercato comunque con un punto di domanda, perché loro non sanno se torna, in che condizione torna, sì, non è facile. Però non puoi neanche decidere di prendere adesso, dici vabbè, allora basta, Pogba facciamo finta che non ce l'abbiamo più e prendiamo un altro, perché in questo momento diventerebbe... Secondo me adesso devi puntare a un centrocampista, quello che viene in mente, il Paredes di turno, con l'idea che poi magari in quella zona del campo avrai bisogno di uno che sappia fare... Devi sperare che, non so, che Fagioli improvvisamente diventi fortissimo. Secondo me è un giocatore che ha delle possibilità, giovane, ma che ha delle possibilità. E poi ti devi in qualche maniera arrangiare. Ed è un problema, perché la verità è che Allegri aveva puntato la sua svolta tattica e tecnica su quel giocatore, cioè da cosa ripartiamo? Da un centrocampista fortissimo. Esatto. Però quindi... sai cos'è? Che secondo me un giocatore come Fagioli, che io per esempio l'anno scorso l'ho visto a Cremona un paio di volte, e secondo me veramente può diventare veramente un grande giocatore. Anche secondo me. Hanno bisogno di avere un giocatore in campo. Bravo. Che in un Milan Juventus vai sotto 1-0, si prende le responsabilità. Se poi invece le responsabilità se deve prendere Locatelli, che è un altro ragazzo, Rabiot, che comunque non è un giocatore che si prende le responsabilità, questi giocatori si devono prendere delle responsabilità troppo presto. Sì, Tonali le responsabilità se le prese, se ne è fregato, ha fatto un anno, è una situazione, ha fatto un anno molto timido, un anno dove sembrava non adatto, eccetera eccetera, e poi ha svoltato ed è diventato il centro del Milan. Sì, ha rischiato di bruciarsi per un anno, però, perché se non ci fosse stata una società che credeva veramente in lui dopo il primo anno, certo. Però c'è bisogno, secondo me, per far crescere questi giovani, che ci siano dei giocatori di fianco che li aiutino, che si prendano delle responsabilità in determinati momenti. Sì, beh, è anche vero che secondo me non dobbiamo neanche troppo coccolarli i ragazzi, cioè a un certo punto, se sono bravi, devono dimostrare. No, ma secondo me la filosofia che sta facendo adesso il Milan, il Milan rischia al prossimo anno di avere un centrocampo di 22, 23, 24 anni, no? 21, 20, ci sta, va benissimo, io sono contento, da milanista, sono contentissimo e felicissimo, però se tu hai in mezzo al campo un giocatore che nel momento di... L'anno scorso il Milan è girato sempre molto bene il campionato, a parte in qualche situazione, nel momento di crisi questi giocatori in campo, te lo assicuro, si fanno sentire. Sono quelli che dicono, ragazzi, con calma, la palla ci penso io. E in una Juve senza Pogba, non so chi lo può dire una frase del genere, capito? Sì, anche sì. A fine partita, dopo una brutta sconfitta, negli spogliatoi, ci vuole un giocatore
tra virgolette, con le palle. Certo. Graziano, centrocampisti per la Juventus. Noi abbiamo riassunto in grafica i tre obiettivi: Paredes dal PSG, 28 anni, valutato 25 milioni, Milinkovic-Savic dalla Lazio, 26 anni, valutato 60 milioni, Fabian Ruiz dal Napoli, deve discutere anche il rinnovo con Aurelio De Laurentiis, 26 anni, valutato 40 milioni. Sono questi gli obiettivi? Sì, ovviamente sono anche giocatori abbastanza diversi tra di loro. Paredes è il giocatore che sta davanti, può giocare davanti alla difesa e può dare un po' di geometria. Ti aggiungerei, per quanto io non ne sono particolarmente entusiasta, ma siccome stiamo parlando di una soluzione ponte, ti aggiungerei la possibilità del ritorno di Miralem Pjanic, perché è un giocatore che Allegri conosce bene e che può comunque fare... Graziano, ti prego, ti prego, ti prego, Graziano, ti prego, ti voglio bene, ti prego. Non è entusiasta, da quando abbiamo fatto il paragone Mischi-Campi, ma veramente, cioè Pjanic, no, io sono sempre, guarda, quasi sempre d'accordo su Graziano, ma veramente, un déjà vu come, veramente, ancora di Pjanic, ma non per altro, non ha più il passo. Non ha fatto bene a Barcellona, non ha fatto bene mai, anche a noi l'ultimo anno purtroppo non aveva più il passo. Io non è che non posso dirla perché non mi piace, so che il giocatore vorrebbe tornare a Torino, che con la squadra ha buoni rapporti, Allegri è un giocatore, dell'allenatore dei grandi rientri, è ritornato De Sciglio, è ritornato Rugani, adesso rivuole Morata, quando tu guardi la storia dell'allenatore capisci dove può andare la Juve, perché tu, scusami, adesso te lo chiedo, ma tu De Sciglio lo consideri un giocatore che aveva bisogno di un rinnovo triennale? Allora, Graziano, De Sciglio, intanto stiamo parlando di un giocatore, allora, a destra abbiamo Cuadrado, a sinistra vedrai che il 90% non giocherà Alexandro, ma fa giocare Danilo, perché gioca le due fasce, tutte e due. Però detto questo, De Sciglio, che può andare a destra e a sinistra, è una riserva. Lì devi mettere un giocatore in un ruolo importantissimo. Cioè il play è il giocatore. Ragazzi, se partiamo, non voglio partire da Pirlo, perché allora lì parliamo di una cosa che non esiste in tutto il campionato, ma cioè, parlare di un giocatore, come ha detto adesso Emanuele, che prende le responsabilità di guidare il centrocampo, ma ragazzi, oggi non l'abbiamo. Il ruolo vero, lo specialista del ruolo, sarebbe stato Arthur, che fa quel ruolo. Ma non è all'altezza, purtroppo non è all'altezza, però Pjanic è un rivedere Arthur ancora all'ennesima potenza. Dano, il giocatore che prenderà la palla e si prenderà la responsabilità, credo al 99% sarà Di Maria. Chi? La Juve passa da un centrocampo con un regista basso a un playmaker Maria. Quello Di che Maria. È successo col passaggio da Paolo Sosa a Zidane, quando la Juventus alzò il giro palla. Quindi questo è il discorso. Credo che sarà Di Maria il giocatore che toccherà più palloni nella Juve e che smisterà lui e probabilmente Cuadrado, perché sappiamo che in questo momento, con gli infortuni che ci sono, Di Maria e Cuadrado potrebbero essere entrambi titolari. Hanno 35 anni e lo sappiamo bene. Sì, soprattutto Graziano, la Juve forse deve anche sfoltire questo centrocampo per poter comunque ce ne sono sei. Comprare altri innesti. Allora, io ne conto addirittura 9. Il problema è che se va avanti così, a furia di infortuni, arriviamo alla prima partita di campionato che giochiamo io e Giordano in mezzo al campo. Però io non faccio quello che corre, tu fai quello che corre, io faccio quello che imposta. Al di là di tutto, allora, da una parte c'è Zaccaria e Locatelli, dall'altra c'è ancora Rabiot, che possono fare quel ruolo. Io ad esempio qui prima leggevo Fabian Ruiz sarebbe un grande acquisto. Ma secondo voi Pogba era stato preso per giocare come play davanti alla difesa? No, perché fallisci. Cioè, allora rivedi il Pogba di Manchester. No, perché Mourinho l'ha portato su United e lo faceva giocare lì. Sì. All'inizio. Vi interrompere perché appunto per fare chiarezza sulla terapia conservativa di Paul Pogba abbiamo il piacere di avere in collegamento il professor Bucci. È un piacere averla con noi. Benvenuto, buonasera. Buonasera a voi. Allora, spieghiamo quali sono i benefici della terapia conservativa. Ma francamente non ne trovo alcuno per un giocatore di benefici. Allora, io ho già avuto modo di dire in altre due occasioni che
a mio avviso c'è qualcosa di non ben definito in questo mistero. Bravo. Su quella che sia la vera lesione del giocatore. Ora, pensare che un giocatore possa affrontare il campionato con la pretesa poi appunto di essere in grado di andare a giocarsi un campionato del mondo con una lesione meniscale, si tratti questa di una rottura meniscale o di una disinserzione meniscale, la trovo cosa alquanto difficile. E la terapia conservativa consiste semplicemente nel non fare nulla. Altre terapie conservative sono quelle di affrontare la fase di dolore e infiammatoria con dei cicli di terapia, però c'è qualcosa in questo tipo di atteggiamento che io non riesco a ricondurre a certe logiche mediche, ecco, diciamo così. Quindi potrebbe non guarire e finire comunque sotto i ferri, però in caso di operazione quali sarebbero stati i tempi di recupero? Beh, quelli che ormai sappiamo da giorni e giorni, perché sono giorni e giorni che si parla di questa questione, e anche questo è un mistero. Cioè, un giocatore che ha qualche cosa che va definito, perdere tempo, come a mio avviso è accaduto, è già un'altra tassellino che non riesco a inserire. Il trattamento chirurgico, che fosse stata una meniscectomia o che si fosse trattata di una sutura meniscale, comportava tempi di recupero, nel primo caso di almeno un paio di mesi, nel secondo di 4-5 mesi. Sì, in questo caso appunto resterà fuori 5 settimane con questo tipo di trattamento. E dopo quanto tempo possono vedersi i primi effetti? Cioè, se funziona questo tipo di trattamento? Perché si parla di 5 settimane, però... 5 settimane, francamente, non so... E ripeto, inserendo la questione in una logica non vedo cosa ci si possa aspettare in 5 settimane. Io temo che non sia trapelata probabilmente la vera entità e soprattutto la vera patologia di cui è afflitto il giocatore, altrimenti, ripeto, certe decisioni non troverebbero una collocazione logica. Certo, perché appunto si parla di lesione del menisco collaterale. Cioè, è stato esaustivo il professore, cioè, non ci sono altre, cioè, praticamente ci dice che la terapia conservativa praticamente non smuove di una virgola la situazione, sì, giusto professore? Esattamente. Basta. Esattamente, tantomeno in quelli che sono il periodo di convalescenza che è trapelato di 5 settimane. Cosa può cambiare trascorse 5 settimane? Se c'è usate una lesione meniscale, la lesione meniscale non è che si autosistema. Se è una lesione meniscale in zona vascolarizzata, va suturata, altrimenti lasciata lì in 5 settimane è abbastanza improbabile che possa andare incontro ad una guarigione spontanea. Certo, io la ringrazio appunto, preciso e perfetto come sempre, grazie al professor Bucci, è stato chiarissimo. Certo. Posso dire una cosa? Sì. Mi ha fatto venire il dubbio effettivamente, io non ci credo più che sia solo quello, perché non è, cioè, è da folle. Sì, forse allora. L'entità sì, ma anche pizzicato, quella. Che non è rotto quello che... Ma sei sempre a tiro, c'hai 6 mesi per andare ai mondiali, ma poi in 6 mesi ti rompi.
Cioè, non è che può essere, non è che fa pianista. Allora, traduciamo. Allora, sì, aspettiamo un attimo, facciamolo riposare, vediamo di fare sistemare una cosa che poi non va a posto. Non è una botta, non va a posto. Botta. Cerchiamo di fargli fare il mondiale e poi si opera. Ma ragazzi, no. Io mi chiedo, qui chi paga? Paga la Juve o paga la Francia? Esattamente, anche questa è la domanda a questo punto. E Graziano, come commenti le parole del professor Bucci? Con ovvia preoccupazione, perché oggettivamente non abbiamo abbastanza informazioni, ma è anche forse giusto così per un discorso di privacy. È vero che poi si rischia di fare delle previsioni che poi non vengono rispettate. Torno a dire che questa è una scelta consapevole da parte della società Juventus, che se vi ricorderete in passato ha avuto problemi simili anche nei confronti dei giocatori che non si volevano vaccinare. Quindi la libertà di scelta da parte dei giocatori in Juventus è garantita, nonostante l'altissimo stipendio che viene pagato a questi giocatori. È chiaro che d'ora in avanti al tifoso che continua a credere alla barzelletta di calciatore del Pogba che torna per amore della Juventus, forse qualche considerazione in più gliela consiglio di fare su quali sono le priorità di Paul Pogba, perché oggettivamente io si era non dimentico così che anche di Di Maria, se ti ricordi. Scusa Graziano, scusa, ho capito. No, ho detto, si era parlato in questo modo anche di Di Maria sulla scelta Juventus. Esattamente, e ti aggiungo che si era parlato di un Paolo Dybala che era giusto non rinnovargli il contratto perché aveva spesso problemi fisici. Quindi vai a mettere insieme tutte le cose e capisci che la coerenza è un po' venuta a mancare. Il problema è che Pogba cosa ha 4 o 5 anni di contratto. Questo è il primo anno, siamo al primo mese di Pogba alla Juve. Bisogna fare una serie di ragionamenti secondo me importanti, perché la Juve in questo momento ha già un problema che si chiama Arthur, che pesa a bilancio per 20 milioni e passa tra stipendio e ammortamento. Adesso questa situazione legata a Pogba che potrebbe addirittura portarci ad avere il giocatore a mezzo servizio fino ai mondiali e poi operato dopo i mondiali. Poi speriamo che tutto guarisca, che la Juventus faccia una partnership con Lourdes o Fatima e che arrivino dei bidoni di acqua santa con cui bagnare il campo. Magari succede un miracolo, ma io non ci credo tanto a queste cose. Cristiano, tutto da rifare? Io reputavo e ritengo anche adesso che Pogba potesse essere veramente l'acquisto più importante dell'intero mercato del calcio italiano, perché la Juve, come ci ha ripetuto fino allo sfinimento Giordano l'anno scorso, aveva un grosso problema a centrocampo e Pogba obiettivamente è un centrocampista che è fuori categoria per la Serie A, cioè lui è di un'altra categoria. Io lo dico sempre, me lo ricordo 2 anni fa, Milan-Manchester, ottavi di finale di Champions League, tre tempi, Milan con una formazione veramente rimaneggiata, 3 tempi su 4, domina dal punto di vista del gioco il Manchester, sia oltre forse a Milano, domina dal punto di vista del gioco, entrano tutti, Rashford, tutti quelli che volevano entravano. È entrato Pogba al 46esimo della partita di Milano. Che non era neanche in formissima. Purtroppo ha vinto da solo la doppia sfida. È un'altra categoria di giocatore. E la Juve quest'anno ha fatto la capellata, cioè un difensore forte, Bremer, che io apro e chiudo parentesi, per me è più forte di De Ligt, un centrocampista fortissimo, Pogba, un attaccante, comunque uomo offensivo fortissimo, Di Maria, uno per reparto, pam pam pam. Questa è la Juve, sto finendo, te la voglio, no, nel frattempo mostro la formazione. È chiaro che dei tre perdi uno che secondo me è il più importante dei tre acquisti e non sai quando tornerai, non sai quando tornerà, non sai in che condizioni tornerà. Secondo me per la Juve è una perdita pesantissima, anche perché giustamente Allegri avrebbe imperniato la sua squadra su Pogba. Sì. Non è che tu trovi, dici vai sul mercato, capito? Ma non è che prendi un terzino e ne prendi un altro. Cioè, è il giocatore sul quale ha imperniato la squadra, che si è riuscito a prendere perché è scadenza di contratto. Che per anni è stata la lacuna principale della Juventus dopo il suo addio. Sì, sì, non è che lo sostituisci e prendo uno che. Mm-mm. Ma quanto, come lo sostituisci Pogba?
Non lo sostituisci. Al momento il centrocampo della Juve senza Pogba è questo. È quello dell'anno scorso. Zaccaria, è quello dell'anno scorso. Basta dirlo, è quello dell'anno scorso. Non c'è niente. Con sì. Un giocatore che non fa quel ruolo, Locatelli, perché Locatelli non è un play. Però ti posso dire che secondo me, invece, per come la pensava Allegri, metteva Locatelli lì. Lui sì. Voleva alla Van Bommel. Sì, sì. Poche inserimento. Se non hai Paredes, sì. Sì, no, beh, certo. Se poi adesso prende però anche giocatore. Paredes, Locatelli torna a fare il terzo, certo. Il terzo. Però tra quelli lì, con Pogba, sì, beh, chiaro, con che gli lì dà lì più libertà, secondo certo. Quei tre davanti, dava molta libertà di Maria Vlahovic e Chiesa quando torna O'Kin. Secondo me a lui serviva il Van Bommel della situazione, che non si muovesse troppo tra i due centrali. Secondo me, l'unico che poteva farlo, perché gli altri non lo possono fare. Ma ha provato fare. L'anno scorso a metterlo, eh? Ha provato un po' di volte. Piano, il ragazzo è giovane, comunque bisogna... Per amore del cielo, Locatelli, io... Allora, tutti vanno bene, però è chiaro, come ha detto prima Cristiano, tutti sarebbero ruotati molto bene alla presenza, però, della... certo. Di una presenza, certo. Alla presenza di una presenza. Io mi ricordo la Juve di Zidane. Tacchinardi, che era un grandissimo giocatore, lo era anche ai tempi dell'Atalanta. Ma tu quando alzi la testa, vedi Zidane e la dai... Ti senti proprio con la sigaretta sì, in tasca, eh? Sì, sì. Ragazzi, poi la davi a lui, la davi pure con 7 kg di schifezza addosso, lui ti trasformava in cioccolato, ragazzi, se tanta pensi roba. Che non è mai stato un titolarissimo, chi? Allora, ma Tacchinardi. Chi? Tacchinardi. Ma lui stai elogiando Zidane, non Tacchinardi. Sì, ho capito. Dai, no, Serena, è che Serena. Tacchinardi aveva Zidane, dai, certo, aveva Zidane. Non riusciamo. Tra l'altro, no, ma fai una cosa. Febbraio 28 giorni, tra l'altro. Ma... Fabrizio, ma secondo te se chiamiamo adesso al volo Zanforlin ce la fai? Sì, no? Arriva sì, fuori dalla porta. Possiamo chiamare un attimo Zanforlin? Quanto ci mette da casa sua? Dove abita? Nova Milanese? No, abita qui al terzo piano. Dove abita? Nova? Qua sopra. Quarto d'ora arriva. Domani sera sarà qua. Rompe, per dare il cambio a Mischi non ce la fa più. Chicca. Ma Graziano, vedendo la Juventus in grafica oggi, ma siamo certi che giocherà con questo modulo Allegri? Sì, credo di sì, anche se al posto di Ken probabilmente arriverà qualcuno. In questo momento questa è la formazione, poi ci sono Fagioli, Rovella e Miretti che sono le alternative in mezzo al campo e secondo me potrebbe esserci qualche sorpresa. Rabiot è sul mercato, stiamo a vedere se dovesse partire. Il problema resta sempre che la coperta è corta, mentre a centrocampo ne hai tanti ma alcuni sono infortunati, in difesa sei abbastanza contato e in attacco sostanzialmente devi per forza fare qualcosa, quindi diventa difficile pensare che la Juventus vada a prendere un centrocampista nel momento in cui secondo me la priorità è un difensore e almeno un attaccante. Credo che sia in questo momento la soluzione più logica sia questa, forse potrebbe provare come ha fatto in amichevole, mi pare contro il Barcellona, potrebbe provare a mettere Cuadrado alla sinistra, anche se io non l'ho mai visto giocare bene lì. Potrebbe essere Cuadrado a sinistra e Di Maria a destra, due ali a piede invertito. Però vorrebbe dire veramente un po' improvvisare, cioè significa che prendi delle decisioni poco da Juventus, cioè vuol dire non programmare, vuol dire ti metto di là perché non ho alternative. Effettivamente la Juventus è partita molto bene perché ha fatto due parametri zero importantissimi, ma ha ancora tante cose da fare. Al di là dell'infortunio di Pogba, perché guarda, anche vero. Senza infortunio di Pogba, comunque la Juventus... Un centrocampista, un attaccante e un esterno basso. Perché noi vediamo sempre gli 11, ma ormai bisogna fare 11 più 11, no? Guarda le alternative. La Juve ha ancora dei vuoti qua e là, in difesa, a sinistra, il vice Vlahovic, insomma, mancano pochi. Dobbiamo parlare del vice Vlahovic, lo faremo dopo la pubblicità. Restate con noi.